Inga, pronto, chi va là? Pronto, il signor Murri. Se, che ci deve dire là? No, guarda, zio, c'ho un carico di ferrame bello pesante per te. Se scendi te lo sballo perché pesa una cifra. Ora va bene tutto, va bene le lettere minatorie, le teste di capretto insanguinate. Però mandarmi del ferro in una scatola di scarpe, tra l'altro, mi sembra effettivamente un po'... Finalmente la collezione di Miracle Blade dello Chef Tony! Ok, basta. Ciao a tutti ragazzi, qua per vostra fattura Jax Murri e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi ragazzi, come avete visto dalle mie riprese ovviamente fighissime a Steven Spielberg, siamo qui per vedere insieme la nuovissima serie di hardware in alluminio della CM Storm, che tra l'altro è stata eletta come linea da gaming più tamarra del 2013. Partiamo proprio dalla tastiera. Andiamo ad analizzare insieme questa magnifica key. Ah no ragazzi, mi sa che mi sono sbagliato. Questa non è una tastiera. È un cazzutissimo remake del Lancer di Gears of War. Torna che vado, questa di merda. Ah, ma c'è i tasti. No, quindi è davvero una tastiera, raga. A parte le cazzate, ragazzi, la tastiera Mac credo sia una delle tastiere più fighe che io abbia mai provato. Non che io ne abbia provate moltissime, ma finora la top di gamma che avevo provato era stata la Trigger. Una tastiera veramente, veramente affidabile, da un feedback veramente, veramente molto positivo. Diciamo che aveva raggiunto già, secondo me, un livello abbastanza elevato di perfezione. Con la Mac effettivamente mi sono dovuto ricredere in maniera positiva, in quanto questa tastiera è qualcosa di veramente fuori dal normale. Questa volta non avremo più i Cherry MX rossi come avevamo invece nella Trigger, ma avremo i Cherry MX blu, che appunto dovrebbero essere molto molto più precisi e performanti. Ragazzi, ok, qua stiamo parlando di minuziosità. Molti di voi probabilmente manco noteranno la differenza tra tastiera meccanica e tastiera membrana. Io per esempio in primis ho notato la differenza solo sotto un punto di vista feedback sensoriale, perché alla fine non è che sono un esperto di hardware, quindi comunque non è che abbia notato poi la differenza effettiva tra una tastiera meccanica e una tastiera a membrana. E poi ovviamente la cosa che mi rende fiero di avere una tastiera del genere, ossia il cazzo di LED bianchi. Minchia paura! Panico, 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 paura! Poi vabbè, se siete proprio dei pacifisti e lo gusta, anziché squartarle, potete anche abbaiarle con l'alluminio. Colpo d'azzone! Oh, ecco, con il Reaper la Cooler Master ha deciso di intraprendere una nuova direzione nell'ambito marketing. Infatti questo, che potrebbe sembrare banalmente un mouse, ma che tutti sappiamo essere solamente il secondo fine, è in realtà un importantissimo salvavita. Sicuramente a moltissimi di voi sarà capitato di dover chiedere una gomma ad un emo. Che non vi è mai capitato? Vabbè, ma tranquilli, tranquilli, capiterà. E sappiamo tutti come sono gli emo, no? Cioè, non è che sono molto aperti alle altre etnie, quindi magari potrebbero farvi qualche storia. Senti, scusa. Ah, mica c'è una gomma. Ma sì, certo, tieni, tanto a me mica mi serve, sto per uccidermi. Ok, grazie. Ma aspetta, ma te sei emo? Ma certo! No, cioè, è troppo figa questa frusta per autoflagellarsi con le borchie. Dai, dai, andiamoci a frustare a vicenda con sto coso. Beh, non sempre le cose vanno secondo i piani, no? Comunque ragazzi, il Reaper mi è veramente piaciuto moltissimo, perché mi ha ricordato moltissimo il Sentinel Advance 2, il mio mouse preferito. Il design più o meno è rimasto sempre lo stesso, tranne per la parte in alluminio, che ragazzi è davvero fondamentale, perché ricollegandoci appunto al discorso della tastiera, quando si fanno certe cose si sa che si suda. Magari vostra madre, vedendo che il mouse incomincia a diventare più opaco,
potrebbe magari pensare male. Invece con l'alluminio questo non si presenta e il mouse resterà sempre come nuovo. Mi piace moltissimo la scelta di mettere il LED nella parte subito sopra l'alluminio, ma avrei preferito un display come nel Sentinel Advance V2, nel quale fossero appunto mostrati i DPI, per appunto renderci conto effettivamente a quanti DPI stavamo utilizzando il dispositivo. Il fatto che non ci sia la possibilità di cambiare i pesi, pochi cazzi, perché alla fine sappiamo tutti che chi cazzo li cambiava i pesi nel mouse, dai. Perché infine prendere questo headset della CM Storm rispetto ai più comuni e mainstream headset presenti? Cazzo fai, coglione? No, nulla, però pensavo che queste cuffie sembrano davvero le cuffie di Terminator. Vabbè, un tarato. Comunque sia, come per gli altri due prodotti, anche per le Pulse R, la CM Storm ha investito veramente moltissimo nell'ambito design. Una cosa che ho sempre apprezzato della CM Storm è proprio il design dei suoi prodotti, perché comunque li distingue da tutto il resto degli headset, mouse, tastiere presenti in mercato. E anche l'iscatolamento stesso dei prodotti mi è sempre piaciuto moltissimo. Perché ragazzi, un vero diciamo gamer o comunque un appassionato di videogame, di gaming eccetera come me, vorrà sempre tenere in bella mostra le sue scatole. Quindi perché non farle fighissime come queste, cazzo? Beh, a parte il design ragazzi, una cosa che mi è piaciuta molto in queste cuffie è appunto l'ergonomia dell'archetto e dei padiglioni. Devo dire che sono veramente molto comode e non hanno nulla da invidiare in fatto comfort alle mie G35, che come sapete sono la mia essenza, la mia vita. Ma questo headset potrebbe essere una valida alternativa, anche perché costa tipo la metà. Piccola precisazione, brava Cooler Master, questa volta hai fatto un buon lavoro, va fatta anche per il microfono. Di solito gli headset della Cooler Master, purtroppo si deve dire, che avevano un microfono un po' scadente. Qui appunto la Cooler Master ha fatto un grossissimo passo avanti mettendo un microfono abbastanza decente, nonostante il rumore di sottofondo rimarrà un po' presente, per comunque parlare su TeamSpeak o comunque utilizzando un buon programma di equalizzazione come, o comunque di riduzione del rumore come Audacity, la qualità del microfono stesso potrebbe essere abbastanza competitiva rispetto agli altri headset più costosi. Certo, mi fa piacere, solo che le super cazzole come le faccio con queste cuffie adesso? Smith, abbiamo un problema! Roger, dicelo forte e chiaro, qual è il problema? Non riesco più a soffolare le granate! Bei tempi quelli. Comunque ragazzi, questo video finisce qui, io spero vi sia piaciuto. Oggi abbiamo visto tre grandissimi prodotti di Cooler Master, ossia la tastiera Mac, il Reaper, il mouse Reaper e le cuffie OLED set Pulse R. Come sapete, la mia professionalità è a livelli minimi. Io spero di avervi divertito e di avervi soprattutto convinto a comprare queste cuffie. Le trovate come sempre il link in descrizione per dove acquistare le cuffie eccetera eccetera. Se il video è piaciuto ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, vi ringrazio di averlo guardato fino ad adesso. Concludo il prima possibile la frase perché mi sta mancando l'ossigeno e sto per crepare. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Restate sintonizzati e ciao ciao.